Ora sbadigli, come è andata ieri sera con la tita. Nottata di fuoco, Mi ha mollato. Mi ha mollato. Non ne troverò mai un'altra come lei, bella, brillante, divorziata e divorziata nel modo giusto. Il modo giusto cosa vuol dire? Ex marito ricco e generoso. Io mi ero innamorato, offriva sempre lei. Che ti ha mollato perché hai il braccino corto? No, mi ha mollato perché lei ha un figlio e io no. Mi ha detto proprio così, tu non hai figli, non puoi capire. Ma ti pare un motivo per lasciare una persona? Beh, in effetti, non hai figli, non hai l'alfa, non hai un camper. Ma che valori hai? Ma cosa vuol dire non puoi capire? L'uomo fa figli da sempre e non gliene è mai fregato niente a nessuno. Oggi fai un figlio e all'improvviso sei di una razza superiore. Non ho capito. Appunto, vedi, fare figli non rende migliori. Cani e porci diventano genitori, persino tu. Beh, non sarà come avere i cerchioni con la faccia dei Pooh, ma anche avere dei figli è una cosa bella. Scusa, comprate Jonathan, io e Valeria siamo diventati migliori. Non avete sensibilità, educazione, senso civico, intelligenza. Ma cosa eravate prima di fare dei figli? Due amebe? Ma guarda che i figli ti aprono un mondo, ma lo sai quante gnocche ho conosciuto grazie a loro, babysitter, maestri, infermiere, assistenti sociali, poliziotte. Tra un po' anche guardie carcerarie. I tuoi figli sono il più grande spot alla contraccezione. Beh, adesso non tirare fuori le contravvenzioni, I miei figli sono la cosa più importante che ho. Ok, dopo l'Alfa, e dopo il camper, e Facchinetti, e gli altri Pooh, e Marusca, ma solo quando porta un'amica. Lo vedi? Diventare genitore non cambia niente. Un idiota resta un idiota. Ma tu non puoi capire! Brad e Jonathan mi hanno dato emozioni che neanche ti immagini. Sì. La prima parola, il primo gesto dell'ombrello, il primo quanto vuoi a una ragazzina. È tutto prima dei 6 anni. Ma che cosa vuoi capire tu? Arido. Ah, allora solo perché non ho figli, allora sono insensibile e arido. Certo. No, non solo per quello. Io non ho figli perché sono una persona responsabile. Siamo già in 7 miliardi su questo pianeta. Appunto, uno in più, uno in meno, ma chi se ne Tra frega? Tra un po' non ci sarà più acqua, non ci sarà più cibo sufficiente. Vabbè, ti inviteremo a pranzo da noi. Ricorda che i figli sono una ricchezza. Oh, me l'hai già detto, le emozioni, i primi passi, ste boiate. No, io parlo di soldi. Secondo te perché la gente fa figli? Perché quando sarai vecchio e tutto rotto, chi ci pensa a te? Se c'è un euro per terra, chi te lo raccatta? Chi ti ritaglia i buoni sconto del super? Chi ti scarica i porno su internet? Mi presti Brad e Jonathan? Badano un po' anche a zio Luca. Gli ho già promessi a Pina e Budello. E quello che tieni tu, Susanno? Susanno deve badare già ai suoi genitori, Patti e Silvano, quindi... Vabbè, allora prenderò una badante. Ma le badanti costano. Morirò solo, o trovo una che ha già dei figli o mi presenti una tua amica che sta ovulando adesso. Le mie amiche perdono clienti se rimangono incinte. E comunque tutti moriamo soli. Tranne il cugino di Budello che è morto in un'orgia. Professionista. Cosa faccio? Sto qui, aspetto di marcire. Beh, è quello che fai da 20 anni. E poi un figlio è faticoso. Devi sempre stare attento, non attraversare l'autostrada, non bere il latte freddo dopo che hai bevuto la grappa, non fare i compiti, educare un bambino è faticoso. Hai sempre paura per lui, gli incidenti, le malattie, le cattive compagnie. E poi cerchi sempre di fare il massimo, ti ammazzi per lui, neanche un grazie. Cerchi sempre di aiutarlo, lui niente, proprio ingrato proprio. Non ti ascolta mai. Se ti ascolta fa sempre il contrario di quello che gli dici. Se provi a farlo ragionare ti sbuffa in faccia, ti dice che sei uno stracciamaroni, che sei un vecchio, che sei uno sfigato. Proprio così. Certo che tu non sei mai diventato papà, ma ne sai a pacchi. Sono più di 20 anni che ho un figlio. Paolo, io sono tuo padre. Scusa, no, sei rimasto. Quindi non ti sei fatto mia mamma, giuro. No, che okay, va bene. Volevo dire che con te ho un rapporto un po' paterno, okay. Che ti proteggo, cerco di spiegarti le cose, mi preoccupo per te. Quindi anche se non ti sei fatto mia mamma, sei un po' il mio papà. Sì. Senti, allora, scusa, potresti darmi 50 euro per la benza? È un appuntamento. Giuro che non faccio tardi, papà. Hehehe